Nella notte del 23 luglio 1991 apparve in Germania, nelle vicinanze di Grasdorf, uno dei più grandi e complicati pittogrammi tedeschi. Dopo alcuni giorni, un giovane munito di metal detector trovò all'interno del pittogramma delle piastre metalliche su cui, incredibilmente, vi era impressa la stessa figura del pittogramma. In Germania ci sono tante persone che si dedicano alla ricerca di tesori munite di metal detector. E uno di questi cercatori di tesori ha avuto l'idea di recarsi all'interno del pittogramma di Grasdorf e di vedere cosa succedeva. Nel pittogramma ha scoperto delle piastre metalliche di circa 30-35 cm di diametro. Una di queste era di bronzo e aveva un peso di circa 6 kg. La seconda era d'argento e il suo peso, se ricordo bene, era di 12 kg. E la terza era d'oro puro. E qui parliamo di più di 20 kg. Il pittogramma e il simbolo impresso nelle piastre sono legati alle antiche tradizioni germaniche. Ricorda l'Edda, la mitologia germanica, dove si parla delle tavole d'oro degli dèi che sarebbero state ritrovate alla fine dei tempi. Perciò anche qui notiamo che c'è un legame tra l'antica mitologia e il fenomeno dei cerchi nel grano. Il principale modello esoterico è rappresentato dalla formazione dell'albero della vita. I creatori dei cerchi hanno inteso comunicarci la chiave per leggere parte del messaggio proprio attraverso la Kabbalah. La formazione apparsa a Bardarok Down il 3 maggio 1997 fornisce la possibilità di un ulteriore passo interpretativo. Un tentativo che venne operato già nel luglio 1991 a Grasdorf, in Germania, ma che nessuno finora aveva compreso. Quella formazione inspiegabile, una volta ricomposta in tutte le sue parti, non era altro che l'albero sefirotico. Poiché esso è la rappresentazione del cosmo, dell'uomo e di tutte le correlazioni simboliche tra il visibile e l'invisibile, sembra che i signori degli anelli abbiano voluto ricordare all'uomo il famoso motto «Conosci te stesso». Il pilastro centrale, chiamato pilastro dell'equilibrio, è la sua parte principale. Su questo pilastro si situa in alto Keter, la corona, che corrisponde al piano delle idee, al cielo, al padre o Philo, mentre in basso vi è Malkut, il regno materiale o gli inferi. Al centro del pilastro si situa Tiferet, il cuore dell'albero della vita, corrispondente alla forza solare animica, allo Shin ebraico, al centro cardiaco umano, sede dell'agape, l'amore universale. Lo scopo dell'uomo è pervenire all'unione dei suoi due poli opposti di cielo e terra, Keter e Malkut, testa ed Eros, per arrivare a generare in sé l'uomo perfetto, l'uomo Dio, o meglio, il figlio dell'uomo, come Gesù amava definirsi. L'albero della vita è anche il complesso formato dal cervello e dalla spina dorsale, il mezzo attraverso cui evolvere. Una scienza che gli antichi riportavano in forma simbolica secondo gli archetipi.